Salve a tutti, qui Antonio Cianci, raccattafilm per voi con un'altra video recensione. Hugo Cabret del 2011, diretto da Martin Scorsese, tratto dall'omonimo romanzo di Brian Selznick. Non lo inserirò nella categoria film preferiti perché questo film è un qualcosa di più. È un film che potrebbe divenire di culto, un fantasy moderno che non si nutre di sole sequenze movimentate per ottenere qualche effetto strabiliante. È una macchina produttiva instancabile che regala emozioni e sogni. Georges Méliès e Martin Scorsese si uniscono dopo 100 anni per ricordarci che il cinema è ancora magia pura. Troviamo un orfano, Hugo Cabret, che ha bisogno di una linea guida, che ruba per mantenersi in vita, ma noi prontamente, spettatori cinefili e regista, lo condurremo in un viaggio che farà fatica a dimenticare. Al centro delle vicende, la missione principale di Hugo, rimettere in sesto un automa, un pezzo di ingegneria all'avanguardia che con le sembianze di un essere umano, un pezzo di antiquariato, mettiamola così, che gli ha lasciato suo padre. Dopo la quarta visione del film mi sono domandato: l'automa cosa mi rappresenta? Scorsese non lo mette in disparte, anzi lo raffigura come personaggio vero e proprio, e c'è qualcosa in lui che mi è familiare. Quel piccolo robot incallito, non lubrificato, siamo noi. Siamo tutti noi che tentiamo di entrare dentro lo schermo, tendere la mano a Hugo e semplicemente unirci a lui per fuggire dalla realtà. Per catapultarci in un mondo in cui i sogni possono diventare concreti. Ma non dico di poggiare tutti e due i piedi in un universo a noi totalmente sconosciuto, ma anzi riuscire a vedere quello che ci sta intorno con altri occhi. E si amplifica la dimensione allo spazio con l'utilizzo di un 3D meticoloso. Si amplifica il tempo con la magniloquente scenografia di Dante Ferretti che ridona brillantezza al meccanico arrodato, al non considerato. Protagonista indiscusso della pellicola altro non è che la stazione ferroviaria di Montparnasse, che viene alimentata da tre principali cose: dagli sketch comici con caratteristiche divertenti e divertiti, dal cuore pulsante dell'intera struttura, ovvero gli orologi che segnano il tempo che passa inesorabile, i giorni che scorrono senza aria di cambiamento. E qui ci colleghiamo alla vicenda dello straordinario Sir Ben Kingsley nei panni di Georges Méliès, a capo della bottega dei giochi. Distrutto, abbattuto, e chi verrà in soccorso? Ovviamente noi che entriamo di nuovo in scena, ci trasferiamo dall'anima dell'automa in quelle frizzanti avventuriere di Hugo Cabret, di Isabelle, interpretata da Chloe Grace Moretz, e del critico René Tabard. Prendiamo di peso il vecchio e gli facciamo riscoprire la bellezza dell'arte cinematografica. Georges Méliès non è solo un personaggio che manda avanti la componente narrativa di Hugo, ma è stato un grande uomo, fonte di ispirazione per mille altri registi. Nei primi anni del Novecento, oltre che da regista, ha svolto il ruolo di produttore, costumista, montatore, attore, disegnatore, insomma un ragazzo tuttofare che prende le redini della settima arte, della fotografia in movimento. Fu pioniere di questa arte rivoluzionaria. Partorì oltre 500 film che andarono perduti dopo la Grande Guerra. Ed ecco che è per questo che poi ci emozioniamo nelle sequenze conclusive di Hugo Cabret, un chiaro atto d'amore da parte di Scorsese verso chi si prende la briga di recuperare grandi classici, materiale d'archivio, per poi riscoprirli, restaurarli e presentarli ad un pubblico moderno. Passiamo ai voti. Tecnicamente sbalorditivo. Non a caso Hugo ha ottenuto 5 premi Oscar tecnici, tra cui miglior effetti speciali e scenografia. 170 milioni di dollari di budget a disposizione per Martin Scorsese, per non appoggiarsi all'azione fine a se stessa, ma ad una narrazione che ti costringe a riscoprire gli strumenti di un tempo, di un meccanismo cinematografico che non è ancora morto. Un cult proprio perché tutto quello che è stato fatto nella penultima pellicola di Scorsese non si può più ripetere. Appartiene ad una generazione di registi anni 70 che hanno affondato le radici in un cinema classico per reinterpretarlo a loro modo, rinnovarlo anche in certi casi, ma dovranno lasciare spazio ad un Hollywood che sforna continuamente saghe e blockbuster. Preoccupante, eh? Però consoliamoci dando 10 come voto. Qui Antonio Cianci, il raccatafilm ha finito. Datemi la vostra più sincera e dettagliata opinione circa Hugo Cabret, cosa rappresenta per voi? In questi ultimi 2 anni ho visto che c'è stata anche un'altra fetta di pubblico che non lo ha apprezzato per niente. Se c'è qualcuno che appartiene a questo gruppo, perché non vi è piaciuto? Un ringraziamento in particolare a chi si è iscritto ultimamente, a chi mi segue e che interviene nei commenti. Un saluto a tutti, ciao, alla prossima!